situazione legata a dei problemi muscolari, diciamo, che poi non sono problemi muscolari, se no abbiamo dei vantaggi. C'è uno che ha un torcicollo, ci ho già detto tanto, riguarda il centrocampo. Beh, Defendi che non hai già un po' di tempo. Don Cole. Don Cole invece l'ha preso, credo che sia. Poteva già essersi allenato con noi anche stamattina, però abbiamo finito, completato il recupero con San Macella e quindi da domani credo che sarà allenato noi definitivamente. Così non aveva avuto un fastidio intestinale, ma lunedì. Cioè, solo di sapere perché è bello non mi faccia, lui sta sempre meglio. Il grosso spero che non vada per le lunghe perché ha fatto la risonanza, insomma è uscito chiaramente un edema, quindi fino a quando non si vede quelle che Noia è un giocatore che ha già giocato più di una volta, sapete meglio di me perché lo conosco, anzi voi lo conoscete molto meglio di me, e credo che abbia la capacità di adattarsi a più ruoli, questo fa di lui secondo me un giocatore prezioso, perché poi è motivato, è giovane, educato e coglie le occasioni, questo è quello che io voglio sostenere. Io ho visto le partite a Davis, credo ad eccezione della parità con il Vicenza, dove competitivamente non c'era possibilità di mettere mano, l'Ascoli è cambiato, è una di quelle squadre che ha potuto beneficiare del mercato diciamo, un po' più lungo, visto il fatto che poi è stato messo a questo campionato. E credo che si sia mossa anche molto bene, insomma, credo 6-7 giocatori di livello assoluto per la Serie B, molti anche di Serie A, quindi ci sono dei giocatori lì che conosciamo bene, che sono stati anche oggetto di forte pensiero da parte nostra. Quindi credo che sia una squadra che ovviamente la continuità di partite faccia poi uscire anche dal valore. Per me è una squadra che ha un preciso modo di stare in campo. È una squadra temibile come abbiamo visto anche contro altri avversari. Detto questo, anche noi pensiamo di poter creare il casino, noi ci abbiamo pensato più di una volta. A me piace che sono un giocatore, lui lo sa, poi ci sono state delle situazioni diverse, lui adesso è rientrato anche da un infortunio che aveva avuto in estate e credo di non scoprirlo io, sono ancora un bel giocatore, grande giocatore per il Serie B. Beh, se il numero di partite è così ridotto da non poter parlare di dati statistici, però io ho visto la partita ad esempio contro il Cagliari, devo dire che c'è stato questo 1-2, assolutamente sì, anche perché ripeto davanti erano dei giocatori che non sono venuti mai arrivati, Giorgi, Cacia, Bellomo, insomma danno quella qualità e imprevedibilità, poi anche questo Grassi, il giocatore Mancini, interessante, ma ripeto, se non ci fosse stata la capacità del Cagliari e forse un po' di inabilità da parte dell'Ascoli sul primo gol e poi pronti via il rigore, quindi a Cagliari 2-0 per il Cagliari con una squadra come il Cagliari, insomma, diventa sicuramente più facile per loro portare in porto la partita. Ma io ho visto una squadra per tutte le squadre, questo sia un periodo che forse non c'era mai stato in Serie B, così ravvicinato di così tante partite, quindi indubbiamente cambiano, non ci sono le settimane piene dove tu hai la possibilità di recuperare, di poter lavorare, devi cercare di lavorare recuperando e devi essere in grado di poter contare su tutti i giocatori. Questo è un momento topico secondo me dove le squadre che hanno fiducia in tutti i componenti della rosa, gioco forza saranno impiegati tutti. Io sono particolarmente contento di questo perché significa comunque attribuire non responsabilità ma occasioni per tutti e credo che, come dico sempre ai ragazzi, quando un giocatore scende in campo per una partita da un po' che non gioca, magari è una partita molto importante per la squadra, riuscire a dare il proprio contributo significa non solo innalzare il valore del giocatore stesso, ma veramente riconoscergli quella appartenenza mentale al gruppo, quindi al gruppo di lavoro, perché credetemi, non giocare e poi trovarsi a giocare partite importantissime significa che si vede anche il livello del professionismo del giocatore stesso. Io credo che da questo punto di vista i miei giocatori abbiano queste qualità e sono contento perché, ripeto, si dice sempre che c'è spazio per tutti. Io quando mi manca qualcuno non sto mai a vedere chi mi manca, sicuramente se qualcuno sta giocando più di altri perché
stiamo avendo una certa continuità e si sta esprimendo bene. Però quando mandano dei giocatori io sono contento perché so di avere altri. Sì, sì, ma è andata anche Romizzi e Donati che ultimamente lo stavano giocando. Poi io l'ho detto ai ragazzi che sono stato soddisfatto del primo tempo, non tanto per il discorso del gioco dove abbiamo provato a giocare e trovare le nostre giocate, ma non, sembrava quasi che volessimo controllare in modo la partita. Noi non siamo questi, noi vogliamo controllare il possesso della palla per cercare di conquistare spazio e superare l'avversario. Non vogliamo fare un mantenimento che diventa poi fine a se stesso, anche perché le armi del Como erano chiare, erano armi in grado di poterti togliere quegli spazi, perché due linee da quattro molto strette, una squadra molto fisica, hanno preparato le pressioni sul nostro centrocampista centrale, tant'è vero che la scelta poi di togliere Massimo è stata più che altro per il fatto che noi non riuscivamo a trovare quelle triangolazioni per poi trovare gli spazi tra le linee, allora abbiamo optato per mettere un giocatore tra le linee che in questo caso così aveva più quelle caratteristiche e mettere Boateng. È entrato bene, molto bene, come è già successo in altre circostanze. Io di nuovo sono contento perché è l'unico modo che hanno i giocatori per far vedere che sono veramente utili. Da King, che è un giocatore secondo me in grado di avere queste caratteristiche, di spaccare la partita, mi aspetto che abbia sempre più convinzione anche nella fase conclusiva, perché ha avuto sia nella partita in casa, dove ha avuto due occasioni da gol, sia a Como, lui è in grado di poter fare certi gol e quindi deve pretendere da se stesso. Però dopo aver subito gol abbiamo avuto quella fame di andarci a prendere la partita, questo secondo me è quello che dobbiamo dire. Se è vero che il Como ha avuto l'occasione per andare sul 2-0, come ho detto in conferenza stampa, che sarebbe stato indubbiamente più difficile, io vi dico che alla fine potevamo vincere noi abbiamo avuto la palla, due palle clamorose, una appunto con un cross di Boateng, dove Luca è arrivato con un soffio davanti al portiere in ritardo, avremmo potuto vincere, però quel tipo di voglia, di fame io lo voglio vedere dal primo minuto, che poi non significa andare nell'area piccola avversaria, significa essere aggressivi, voler determinare le giocate per trovare subito la via del gol. Questo vogliamo fare, riconosciamo che ci sono anche gli avversari, ma noi a prescindere da loro dobbiamo cercare di farlo sempre. Per il modo di motivazione che ho dato prima, loro sono stati abili a non sostanzialmente quando si stavano dando un vantaggio, che era quello di rintanarsi nella loro metà campo e lavorare soprattutto sul nostro centrocampista centrale con i due attaccanti. A volte lo mettevano in mezzo, a volte facevano attacco in copertura, però noi sfilavamo troppo le mezze ali per poter giocare con un giro palla che era in grado di farlo i difensori, e perdevamo secondo me la possibilità di verticalizzare tra le linee con mezze ali anche. Quindi da questo punto di vista secondo me non siamo così stati efficaci, abbiamo rallentato il gioco e noi invece il gioco non dobbiamo mai credere al calcio, per avere un attacco degli spazi coordinati con alto grado di imprevedibilità portato da mezze ali anche. Poi chiaramente quando ci sono delle dinamiche particolari nel corso della partita credo che avere punti di riferimento larghi, in grado di poter avere quel cambio di passo, l'uno contro uno, e un trequartista tra le linee, alle volte può pagare di più. Però perdi, secondo me, un pochino più di imprevedibilità. Io credo che noi tutti dobbiamo tendere a migliorare. Secondo me ci sono, ripeto, ampi margini di miglioramento, ma non sono solo riguardo a come interpreti il gioco, come occupi lo spazio, ma nella fame di resettare continuamente, di partita in partita, soprattutto adesso che ne arrivano molti, una dietro l'altra. Secondo me la qualità più grossa di una squadra è proprio questa, e non accontentarsi, ma cioè non essere contenti perché hai fatto 5, 6 o 7 risultati utili, non porta beneficio questo, non è che ci danno un premio o abbiamo ottenuto chissà che cosa, siamo consapevoli di fare bene, di star facendo bene, ma a me interessa la fine che noi dobbiamo ottenere, a quello che ci porterà la gratificazione che poi permane. Per me conta solo quello che mi interessa. Ma noi facciamo la corsa tutti noi dobbiamo fare un tour di punti. Io ho detto sempre che può darsi che tu possa arrivare anche primo, tu possa tornare secondo, terzo. Noi dobbiamo stare in quel gruppo che ha voglia di giocarsi le proprie carte fino alla fine, sapendo che l'umiltà dell'obiettivo che abbiamo dichiarato, l'abbiamo dichiarato perché ci crediamo certamente,
E se saremo più bravi come noi vogliamo essere costantemente, tanto di guadagnato. È chiaro che io tengo sempre al massimo, non è che un minimo di obiettivo bisogna darsi, perché bisogna sapere la direzione verso la quale andare, ma poi dopo non pensarci più e pensare e godersi la settimana di partita in partita, anche perché ti godi la costruzione di qualcosa che costruisci di strada facendo, qui in questo momento, non fra un mese, non fra me, tutti danno fidamento. Non è che il Cesare che non ha giocato, loro sanno benissimo che c'è, credo sia una regola coerente. Per me questo vale molto. Le scelte io ho sempre detto che le fa il campo. Certo che io voglio dire di base, ma poi le scelte vengono determinate dai risultati e dalla convinzione che dimostra la squadra in campo. Ci sono dei momenti in cui un giocatore magari si trova fuori per due partite, poi accadono esclusioni per squalifica, accadono esclusioni per cali di forma, per caratteristiche dell'avversario, per partite ravvicinate. Quindi io so benissimo che quest'anno abbiamo dei giocatori in grado di poter dire la loro, che giochi uno o che giochi l'altro. Nel caso di Rallo sono particolarmente contento perché venendo da altri campionati, come vi ho detto, ha dimostrato attraverso la sua professionalità e la sua voglia di lavorare mai, che può essere utilissimo e è stato un ottimo giocatore. Tutto può essere disegnato, conta. Io non fisso mai le aspettative di un giocatore, non mi interessa. Magari Rallo non ha neanche fatto vedere, magari può fare molto di più di quello che ha fatto vedere. Chi lo sa, io penso che sia così. Perché fissarne dei limiti? Certo che li abbiamo, però io non sono sicuro fin dove Rallo possa spingersi e vale per tutti noi, perché la filosofia di Davis credo che l'abbia dimostrato, chiaramente giocare non significa giocare nell'area piccola dell'avversario, significa interpretare la partita, lo facciamo noi, lo fanno gli altri, ma mi aspetto assolutamente che per la qualità degli avversari e soprattutto per la qualità dei giocatori davanti, ma anche dietro, venga per cercare di farvi del male. Noi dobbiamo essere sempre con le solite stesse abilità, che sembrano una stupidaggine, ma sono secondo me, nella continuità di quell'abilità, sono per quello che secondo me fanno differenza. Dobbiamo essere assolutamente affamati, umili, in grado di avere queste letture qui, quindi di poter esercitare una pressione asfissiante alta, in grado di poter esercitare una pressione asfissiante bassi, perché la partita richiederà questo tipo di interpretazione. Si fanno anche come strategie questo, perché se sono particolarmente abili nella costruzione si può decidere in un modo diverso. Una cosa è certa, dobbiamo essere noi a voler dettare i ritmi della partita. Poi ci sarà anche un momento in cui li detteranno loro, perché non stiamo giocando con il Consiglio, è un allenatore di Lorenzo Stivo. Il primo giorno che sono arrivato qui, e su questo mi unisco a quello che hai detto a te, certo che nessuno può lasciare il proprio posto di lavoro, felicemente, perché dietro non ci sono altre motivazioni. Ma l'ho ringraziato perché per me è un professionista ed è capace del suo lavoro. Ma non è Nicola contro Mangia, perché la scorsa volta era Nicola contro Panucci, o Panucci contro Nicola. L'unica vera realtà che capita a tutti gli allenatori. Noi siamo sicuri, credo, di solo due cose, del disordine e della morte.